Mario Di Trani è stato un sindaco importante di Maratea, ma è stato soprattutto una persona per bene, una persona garbata, una persona gentile. Abbiamo molti ricordi condivisi con lui. Seguiva il nostro giornale, ma questo è poca cosa. Ma avevamo soprattutto il piacere, ecco, la possibilità di confrontarci con lui, di scambiare anche delle opinioni, dei pensieri anche sull'attualità. Più volte in questo ultimo periodo volevamo intervistarlo. Lui ha vissuto anche una fase turbolenta della politica marateota, però oltre le turbolenze lui è stato sempre un punto di riferimento. Schietto sicuramente, ma serio, affidabile, nel senso che aveva un modo di fare, anche un modo di parlare, no? Perché di questi tempi anche il parlare, no, è diventato quasi violento. Ecco, lui era assolutamente lontano da questa impostazione. Io quando lo vedevo, quando così parlavamo, capivo anche un po' la sua difficoltà a rapportarsi alla situazione di oggi, no? Un po' una sensazione che io condivido. E niente, quindi anche di politica ne parlava, però in maniera molto attenta, perché probabilmente, come tante persone, sorprese a dir poco da quanto avviene in questi ultimi tempi. Quindi è davvero una persona importante, una persona per bene. Abbiamo molti momenti di condivisione. Ricordo la sua volontà legata ad un Giro d'Italia da far sì che insomma potesse avere una tappa appunto nel centro tirrenico. Facemmo anche degli incontri su questo, così come so la collaborazione che ha dato a Marianna Trotta dell'Eco per la stesura del libro sul conte Stefano Rivetti. Lui è nel solco, no, in qualche misura, di quell'epopea legata al conte Rivetti, e lui conosceva molto bene un po' tutte le dinamiche e come si svilupparono le idee del conte. Quindi, in conclusione, davvero una figura nobile, una figura positiva, ecco, una figura positiva di Maratea, e avremo modo di approfondirla ulteriormente, sicuramente di evidenziarla, ecco, nel nostro prossimo numero del giornale. Ci tenevamo a questo ricordo, anche raffazzonato e breve, di un sindaco, di un amico, di una persona che sapeva stimare ed era davvero una persona che raccoglieva sentimenti di garbo intorno a lui.